Siamo nei giorni della bufera, del caso scoppiato ICA, il caso che ha visto protagonisti i commercianti di Como sanzionati per presunte violazioni. E TG Più, linea diretta col sindaco di Como, Mario Lucini, che è qui, che saluto, Buonasera a bentornato. tutti. E subito entriamo nel vivo perché i temi sono tanti, ma soprattutto bisogna dare spazio a telefonate e email che già non mancano. Allora, detto in sintesi, è una settimana che ce ne occupiamo ampiamente, le proteste fortissime da parte di tutte le associazioni di categoria che rappresentano i commercianti e i cittadini. ICA è una società privata che ha vinto un appalto su mandato del Comune di Como, sanziona eventuali possibili violazioni da parte del singolo commerciante in materia di pubblicità. I commercianti dicono però qui stanno sanzionando di tutto e forse un po' a casaccio, questo è quanto denunciano i commercianti. Pochi esempi per tutti, un cestino della spazzatura a forma di cono gelato ha fatto multare una gelateria, un adesivo attaccato da un tabaccaio sul distributore di sigarette col nome dell'esercizio commerciale ha causato una multa, la denominazione di un franchising fuori da una catena ha fatto altrettanto, insomma siamo veramente a casi clamorosi, me ne sono appuntati alcuni ma questi sono abbastanza esemplificativi, le farmacie, ecco. Ancora più esemplare, tra l'altro i farmacisti sono parecchio arrabbiati, le dico Certo, sindaco perché lo la so, lo so. croce tradizionale che peraltro indica farmacia accesa, cioè luce accesa, farmacia aperta, luce spenta, farmacia chiusa, è stata categorizzata equivalente a un messaggio pubblicitario, quindi sanzionabile perché non si è pagata la tassa relativa. Allora, questo è il caso, sembrano essere migliaia, ci sono anche sanzioni molto alte, forse alcune legittime, ma comunque molto alte. Intanto, lei come l'ha presa? Beh, ovviamente non mi aspettavo un riscontro di questo tipo, quindi non mi aspettavo che ci fosse una differenza così grande tra gli esercizi iscritti a ruolo in termini di pubblicità e quelli rilevati dagli accertamenti fatti da ICA, quindi non mi aspettavo che ci fossero così tante situazioni irregolari Presunte, no, presunte. sto dicendo. Così tante situazioni irregolari e o così tante situazioni di errori o di eccessiva Eccesso di zelo. eccesso di zelo da parte della società concessionaria. Quindi questo sicuramente ha creato abbastanza sconcerto anche a noi. Stiamo cercando adesso di arrivare ad una definizione e dei chiarimenti per incasellare nelle due categorie tutti questi casi. Abbiamo già avuto un incontro la settimana scorsa con Confcommercio venerdì mattina, ieri sera in Consiglio Comunale ho incontrato i rappresentanti di Confesercenti, domani mattina incontreremo con l'assessore Introzzi, l'assessore Pusterla e il Assessore Introzzi, responsabile di... Commercio, Pusterla, Bilancio, sono entrambe responsabili, diciamo, dei rapporti con ICA. Esatto, Confartigianato, per cui immediato riscontro allo sconcerto mostrato dalle categorie, bisogna capire in Condivide che la cosa possa. perplessità, diciamo così, Beh, i delle numeri categorie. sono molto grossi, quindi sicuramente qualcosa che non va c'è in uno dei due casi. Quello che posso dire, perché è emerso nell'incontro con Confcommercio, che se il discorso croci delle farmacie è effettivamente quello, lo stesso responsabile di ICA ha ammesso che se fosse semplicemente per il contrassegno delle croci, ha ammesso che si tratta di un errore. Questa è una prima cosa che potrebbe essere accertata. Poi abbiamo con le categorie, lo ribadiremo domani con Confartigianato, concordato o comunque proposto, anche perché erano un po' arrabbiati per concordare del Immagino. tutto. Innanzitutto di sottolineare che non è necessario in termini assoluti a fronte di queste sanzioni ritenute ingiuste fa ricorso alla commissione tributaria, ma il primo passo è quello di contestarle ad ICA, quindi recarsi nella sede di ICA di Como e esporre il caso su una modulistica che loro dovrebbero predisporre, alla quale dovrebbero dare riscontro dicendo, qualora non venisse accettata la contestazione, i tempi che mancano per Peraltro fare. Confcommercio ha dato il mandato dei legali di Milano, no? Per Certo, fare ho eventualmente sentito anch'io. fagotto di alcuni Sì, casi perché e trattarli come una situazione unica. questo viene Diciamo una incontro, class action impropriamente. sì, chiamiamola come vogliamo, ma noi la accogliamo positivamente, nel senso che era un'altra delle cose che chiedevamo alle associazioni di categoria. Cerchiamo di individuare i casi Più simili.
più simili e di maggiore incertezza regolamentare che possono essere inglobati in un'unica casistica e quindi affrontare questi grossi blocchi cercando di dirimere i limiti di incertezza. Senta, però mi faccia capire una cosa. Poniamo anche che i casi che all'occhio nostro, cioè di chi non è un addetto ai lavori, sembrano incredibilmente assurdi. Il cono gelato, che in realtà è un cestino. Il cono gelato non so rispondere. Se venisse fuori che ICA ha agito perfettamente a norma di legge, che quindi è sanzionabile il cono gelato, che in realtà è un cestino dell'immondizia, non saremmo comunque oltre lo zelo? Cioè, in una fase di difficoltà e di contrazione come questa, l'applicazione cieca della normativa non è nemmeno nell'interesse del comune che sia, che porti così alto il livello dello scontro. Questa situazione non è certamente una cosa che auspicavamo, se ci fossero delle irregolarità, credo che comunque... Ma se fosse regolare non sarebbe comunque troppo? Questo le sto chiedendo. Se ci sono delle regole non possono essere... Le regole sono note, quindi tutti devono rispettarle. Sarebbe sbagliato che un esercente la rispettasse ed un altro no. Quindi il problema non sono le regole note, sulle quali credo che nessuno possa avere contestazioni da fare, perché ci sono certamente degli esercenti che queste regole le rispettano. Se qualcuno non le rispetta, è giusto che sia sanzionato. Purtroppo quello che sembra emergere invece è un'ampia casistica di situazioni non molto definite a livello regolamentare, sulle quali l'interpretazione non è chiaramente univoca, è scelta quella. Quello che volevo capire da parte sua è che se anche l'adesivo attaccato su un distributore di sigarette fosse in effetti sanzionabile, non è un eccesso di attenzione, visto che si tratta di una cosa piccola che fa stupire e sgranare gli occhi? Credo che questo sia anche sanzionato in termini proporzionali. Proporzionali. Adesso si tratta di vedere. Avete queste cose. Un incontro giovedì, ha detto. Avremo un incontro domani mattina. Domani. Con Fartigianato, e giovedì partirà la verifica diretta tra noi e ICA, i nostri uffici, sulle casistiche più spinose, più indefinite, sulle quali per esempio la cosa che vorremmo recuperare, che pare sia accaduta, è quella che riguarda magari un'interpretazione del regolamento che era stata data dagli uffici comunali secondo una determinata linea e che sia stata modificata in questa fase. Tra l'altro, quello che sta emergendo è che ICA nel rigore dell'applicazione della normativa aveva già fatto parlare di sé, adesso vado a memoria, me lo diceva prima il collega Andrea Bambace, in Emilia nel 2008 c'era stata una serie di articoli del Resto del Carlino del che raccontava un caso analogo, quindi diciamo... A centinaia e centinaia di comuni, per cui... Ci ho detto, la nostra aspettativa è che chi ha curato i rapporti con ICA fino all'esplosione del caso? L'assessore al bilancio e non finanze, era chiaro che avrebbero operato in questa direzione con tale rigore? No, nel senso che si è avuto cura, una volta assegnato l'appalto, di fare un incontro il 4 aprile, se non sbaglio, con le associazioni di categoria, tutte, alle quali è stato presentato il nuovo affidatario dell'incarico, sono stato reso noto che sarebbero stati fatti i controlli nel corso dell'estate, però le modalità operative con cui si sarebbero presentati o non presentati gli addetti, nei contenuti non so se sia entrato, anche perché probabilmente nessuno ha suggerito che ci fosse questa così aggressiva, questo poi vediamolo. Adesso io capisco che l'impressione sia quella, poi verifichiamo un attimo, perché per esempio poi bisogna esaminare tutte le casistiche nel dettaglio. Per un verso il numero degli accertamenti è francamente molto elevato. Sì, poi magari risulteranno tutti corretti, però diciamo. E questo fa propendere per un'impressione. Per un altro verso c'è da dire che per quanto riguarda la pubblicità e gli esercizi, paragonando una città vicina, a Como ci sono circa 500 situazioni registrate nella banca dati, ad Varese ce ne sono 1500, sì. Quindi ci sono elementi controversi che vanno approfonditi, e ci fa piacere comunque collaborare con le associazioni di categoria per vedere di scremare le irregolarità dagli eccessi. Voltiamo pagina rapidamente, perché poi almeno tre quarti d'ora, anzi certamente tre quarti d'ora, telefonate e email vogliamo dedicarli. Tema Piazza Roma, però sì. Nelle varie conseguenze che abbiamo registrato nel corso di queste settimane, ultima della lista, questa situazione in cui sembra che
in Duomo si sia registrato un calo forte di fedeli perché è difficile parcheggiare in zona. Beh, questo però arriva direttamente dalla Curia, insomma, in via più o Io meno informale. non ho letto No, 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 le dico che però, insomma, no, dichiarazioni. non ci sono dichiarazioni, ma sembra che la cosa, non c'è una denuncia, però si sia registrato effettivamente un calo di fedeli. Questa cosa non era stata valutata, contemplata nel momento in cui avete steso il progetto ZTL Piazza No, Roma? beh, adesso sinceramente facciamo un riferimento ai capoluoghi del nord più vicini a noi. Adesso è molto frequente che le cattedrali siano all'interno di zone a traffico limitato, se non zone pedonali. Per cui sinceramente non mi sembra che la priorità debba essere quella di individuare posteggi, insomma. Magari qualche anziano viene penalizzato, ecco, diciamo. Beh, gli anziani se hanno problemi di disabilità possono accedere anche alla ZTL con il contrassegno disabili, Beh, non per è cui sempre solo la disabilità. Va sì, bene, comunque devo fermarmi. Va bene, ci fermiamo un istante, tra poco. SEAL Noseda, soluzioni di qualità nel settore dell'alluminio e del ferro. Produzione ed esposizione a Solzago di Tavernerio. Angoli, un'opportunità per imprese e cittadini. Angoli, da lunedì a venerdì alle 19 su ETV. Corriere di Como. In tutte le edicole della provincia di Como con il Corriere della Sera. Sfoglialo anche sul web. I bambini che hanno bisogno di aiuto sono più vicini di quanto credi. Con la fondazione Aiutare i Bambini puoi sostenere anche i bambini in difficoltà che vivono in Italia per garantire loro l'asilo, la mensa e tutto ciò di cui hanno bisogno per crescere. Si chiama Adozione in Vicinanza e bastano solo 15 euro al mese. Dai subito il tuo contributo su aiutarebambini.it. I bambini che puoi adottare a distanza sono sempre più vicini. Ci vanno solo persone come me. E se io volessi diventare come te? Io non credo che tu lo voglia veramente. In qualsiasi modo la vogliate mettere, il dato di fatto è uno. Non c'è via di scampo. The Hunger. Dal lunedì a sabato alle 24 su ETV. Allora, ancora insieme, rapidamente un paio di temi. Intanto cominciamo a mostrare email e numero di telefono. Abbiamo dei messaggi da leggere e abbiamo delle telefonate a cui rispondere. Però un'ultima cosa, una curiosità. State discutendo il tema delle coppie di fatto, è slittato alla settimana prossima, c'è la questione delle Sì. mozioni, come evidenziato oggi anche sul Corriere di Como, la mozione del PD curiosamente non porta la parola, il documento del Partito Democratico non porta la parola omosessuali, ma le vorrei chiedere un'altra cosa. In tutto questo dibattito c'è stato il secondo forte intervento di Rifondazione Comunista nel corso degli ultimi mesi, in cui, diciamo, in una forma un po' estremizzata del ragionamento, però l'accusa di avere un eccesso di Centrismo. cultura democristiana, di centrismo, mettiamola, democristiano non lo dicono, lo diciamo noi, però un eccesso centrista che forse con questa amministrazione nessuno avrebbe, come dire, visto all'inizio o comunque immaginato all'inizio. È vero? Lei si sente. No, io penso che stiamo attuando il nostro programma. Rilevo peraltro delle situazioni un po' curiose, nel senso che su tanti temi, penso alla ZTL, penso alla vendita delle farmacie, penso all'alienazione del patrimonio immobiliare, abbiamo visto prendere le stesse posizioni a Rifondazione Comunista e al PDL. Quindi o sono il frutto di una logica del no pregiudiziale, o magari, che so, si aprono i presupposti per larghe intese tra Rifondazione Comunista e Ma le chiedo, facendo il controcanto, non è che le vostre larghe intese la obbligano, perché comunque siete una coalizione, a un equilibrismo che spesso la porta al centro, piuttosto che No, le non chiedo, credo. ovviamente. Credo che Intanto ci si possiamo aprire stia le telefonate. con tutta sincerità, poi ovviamente posso sbagliare come tutti, ma credo che ci si stia muovendo coerentemente sulle linee del programma che abbiamo presentato agli elettori. Quindi non rilevo che siano fondate,
accuse di questo tipo o sorprese di questo tipo, perché di fatto stiamo cercando con grande fatica, con tutti i limiti che abbiamo e con gravi carenze, ma di realizzare niente di più di quello che avevamo proposto agli elettori in campagna elettorale. Allora, linea telefonica aperta, sindaco, intanto qualche mail accumulata dai giorni scorsi. Piazza Roma sta morendo, stanno morendo gli esercizi commerciali, agonia lenta. Leggo quanto lei afferma sui giornali, Piazza Roma non è affatto vuota, ci sono le macchine parcheggiate. Leggo ancora quanto afferma Daniela Gerosa, il suo assessore, sui quotidiani locali. La crisi dei commercianti non è dovuta alla ZTL. La domanda è questa, ma lei vede quanto noi vediamo quotidianamente con i nostri occhi, cioè un cimitero? All'assessore domando, si rende conto che togliere ossigeno in tempi di crisi uccide il commercio, aggrava la situazione? Purtroppo, signor sindaco, Piazza Roma e Como sono lo specchio di questo paese, il distacco del cittadino dalla classe politica. Insomma, si lamenta ancora una volta quello che abbiamo discusso ampiamente due settimane fa, cioè anche una crisi del volume d'affari. Sì, mi sembra un po' semplicistica la sintesi che è stata fatta, nel senso che, per esempio, non è vero che è stato detto che le difficoltà sono legate solo alla crisi, è stato detto non è così automatico che le difficoltà siano legate solo alla ZTL, che è cosa diversa, nel senso che sicuramente c'è una possibile somma di problemi. Non credo che il discorso della ZTL possa risultare così determinante nella definizione del volume d'affari. Ribadisco che mi dispiace che ci sia questa situazione che ormai permane da molto tempo, ibrida, nel senso che non è ancora stata attivata la ZTL, è stata solo fatta la modifica della colorazione degli stalli e questo non può dare gli effetti positivi che sono a nostro avviso insiti anche in questo provvedimento. Purtroppo il prolungarsi dei lavori della Darsena. Ecco, peraltro l'assessore Gerosa, con cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, diceva che non è ancora possibile capire se il cantiere chiuderà a fine o inizio novembre. Sì, ancora è molto complessa, anche perché è emersa anche un ammaloramento del marciapiede, gli spazi sono quelli che sono, per cui è chiaramente indispensabile che subordinare la chiusura al transito della Piazza Roma alla disponibilità delle due corsie sul Lungolago e sulla Darsena, anche perché sappiamo benissimo che già questa situazione sta creando gravi disagi ai bleviesi, ai tornaschi e così, che soffrono dei rallentamenti al traffico che causa il cantiere della Darsena. E diventa determinante capire quando ci sono ancora due note di chiusura, annunciava qualche giorno fa l'assessore Gerosa. Sì, probabilmente sì, forse una potrebbe essere, ci sarà anche una chiusura durante il giorno di una mezz'oretta, credo, che non dovrebbe essere. Quindi in realtà la chiusura nella forma della ZTL di Piazza Roma non è programmabile di qui al prossimo mese ancora. E questo sì, e su questo stiamo riflettendo per capire a questo punto in che termini procedere. Quindi? E quindi adesso dicembre, alla peggio, comunque nella peggiore delle ipotesi. No, vediamo, perché se si arriva troppo sotto a dicembre potrebbe essere sì problematico arrivare alla chiusura proprio in concomitanza. Sì, anch'io sento squillare qualcosa. Ah, ma ecco qual è il problema. Dice, non chiama nessuno, in realtà è bassissima la suoneria. Pronto? Pronto? Espansione TV? Sì, buonasera signora in onda. Mi scusi se non ho risposto, ma qualcuno ha giochicchiato con la tastiera. Però vabbè. Buonasera. Eccoci, può parlare con... c'è qui il sindaco. Sì, buonasera. Io sono la signora che è Lorena di Como, che avevo già telefonato altre volte, ho parlato col sindaco per il problema dei cimiteri di Como, di Orali, che purtroppo aveva promesso che avrebbe fatto qualcosa, ma non ha fatto, cioè, gli Orali sono rimasti quelli qua a Como, mentre i cimiteri di tutti dei paesi esterni sono... Sì, mi ricordo, chiedeva di prolungare un po' l'apertura. Flessibilità maggiore. L'apertura e la chiusura anche, soprattutto, perché per la gente che lavora... Tenere aperto di più alla sera, certo. Esatto. E siamo un po' come avrete notato tutti e come raccolgo dalle lamentele che ci sono comprensibili, siamo abbastanza in affanno col numero degli addetti e quindi con la possibilità di mantenere nelle doverose condizioni di decoro i cimiteri, e questo ha un'influenza anche sulla disponibilità in termini orari di apertura. Stiamo cercando di fare il possibile per rimpinguare un po' le forze, e questo, se riusciamo, potremo avere anche una maggiore elasticità nella definizione degli orari. Ha ragione la signora, fino adesso
non l'abbiamo fatto, non perché ce ne siamo dimenticati. Scusate l'ignoranza, perché... che ora chiudono adesso? Mi sembra che all'inverno alle 5. Alle 5. Alle 5. E aprono? Alle 8. Ok, chiarissimo. Sì, insomma, dice almeno arrivare alle 6:30, 7. Beh, 7 no, alle 6. Cioè, almeno alle 6 d'inverno, cioè, almeno alle 7 d'estate. Va bene. Certo. Grazie mille signora, grazie a voi, buona serata. Buona serata. C'è anche il problema del, cioè connesso al problema del personale che abbiamo documentato, c'è anche il problema di cui del scriveva forno, oggi sì. Il Corriere di Como, il forno si possono cremare persone soltanto fino a 90 kg. Sì, perché c'è una linea che non funziona, per cui adesso spero che a cavallo dell'anno si riesca ad intervenire. Lei ha una voce potente, sovrasta la sua. Ah, è colpa mia. No, scherzo, pronto? Sì, buonasera, TV Espansione? Sì, siamo in diretta, può parlare, prego. Volevo fare una domanda. Sì, può farla, Sindaco. Può farla. Buonasera. Buonasera. Sì, può parlare. Ah. Sì. Buonasera, signor Sindaco. Buonasera. Buonasera, volevo farle una domanda. Come mai le fermate dei bus sono attualmente in posti che ostruiscono il traffico la mattina? Basterebbe spostarli di poco per... Un esempio concreto, dove c'è il Vago, come si chiama quella via adesso? Via Le Masia. No, il Vago è Via Leoni. Via Leoni. Ecco, Via Leoni è lì. Poi in Via Le Masia c'è un'altra fermata di bus che blocca tutto Via Le Masia. Basterebbe spostarla di 2-3 metri più avanti. Era solo questo che volevo dire. Va bene, va bene, grazie mille. Grazie. Vabbè, penso che ovviamente ci sia stato, sono fermate che sono lì da molti anni, penso sia stata fatta una valutazione in relazione ai flussi di traffico per l'individuazione in termini di sicurezza ed altro. Può anche essere, adesso questo me ne accerterò, può anche essere che la collocazione non completamente discosta dai flussi di traffico si è anche legata all'esigenza di non far uscire dal flusso di traffico il bus e rendere poi difficoltoso il rientro, perché a questo comunque altrettanto problematico. I ritardi, certo, del trasporto pubblico aumenterebbero. Quindi capisco l'automobilista che può innervosirsi, però può essere, non lo so se c'è una logica precisa, ma può essere che anche questo strumento della collocazione serva, chiaro, a incentivare un attimino il trasporto pubblico. Pronto? Sì, buonasera. Prego. Volevo fare una proposito al sindaco riguardante il problema del rondò, cioè del rondò, della svolta scendendo dalla via Napoleona in piazza San Rocco. Sì. È una situazione molto pericolosa e a mio avviso... Tanti fanno inversioni pericolose sia arrivando dalla via Napoleona che anche arrivando dalla tangenziale per poi svoltare sulla via Milano. Questi non li avevo mai, gli altri sì, l'altra casistica non la conoscevo. Sì, io guardi, da un paio di mesi risiedo proprio in piazza San Rocco e vedo delle situazioni veramente pericolose. Sì. Io, cioè, a mio avviso, cioè, o proprio interdire quello che è la possibilità di effettuare l'inversione sarebbe buon senso, chiaro. Grazie mille. Grazie a lei, buona grazie. Tarde. Sì, lì ovviamente c'è un problema, direi più che altro per chi proviene da sud e va verso Como. Non sapevo che ci fossero anche quelli che arrivando alla tangenziale tornavano indietro in via Milano, questi non mi è mai capitato di vederli. Certamente ci sono veicoli che provenienti dalla Napoleona fanno l'inversione in piazza San Rocco. Si sperava di riuscire ad operare un intervento e realizzare una rotatoria vicino alla via. Se possono non aiutarla, non la aiutano. Accidenti, quella lì vicino a piazza San Rocco, vabbè, quella che scende dal cimitero. Caspita, vuoto. Questa mi scappa, ma non ci si non sta. È possibile. Non ci si sta, per cui si è un po' bloccato tutto in termini di soluzione. Certamente è una situazione, bisogna darla, perché è anche problematico per chi arriva dalla Napoleone e deve, certo, tornare in su, deve scendere fino alla questura, in pratica far tutta via Italia Libera, girare alla questura qui davanti a voi e tornare indietro dalla tangenziale. Abbiamo una chiamata, pronto? No, non l'abbiamo più. E ci ricorderemo il nome della via, però io non ricordo neanche quella dove abito, si figuri se Al ricordo Brici. Le altre... Albrici, va bene tutto. Forse un'email, vorrei segnalare due cose positive. La prima è la sistemazione
della grata del sottopassaggio di Portatore, la seconda è l'intensificata vigilanza sui permessi auto per disabili illecitamente utilizzati dai parenti in centro storico. La nota critica invece è la presenza presso l'ex chiesa di San Francesco del grosso pezzo di marmo, ne abbiamo già parlato, utilizzato dagli skater come rampa di lancio, dice, ancora presente. Sì, è vero, l'ho visto sabato, sono tornato indietro da quella parte e ho visto effettivamente qual era. Sì, tra l'altro io devo incontrare gli skaters anche per vedere se riusciamo a trovare una soluzione che possa essere soddisfacente per tutti e vediamo di sistemare anche quella cosa. Pronto? Buonasera, sono Supino. Donato Supino. Ciao Donato. Ciao. Allora, Donato Supino, storico esponente di Fondazione Comunista, ex consigliere comunale. Devo andare in pubblicità. Rimanga in attesa. Va bene. Va bene? Allora una pausa tra poco. Seal Noseda, soluzioni di qualità nel settore dell'alluminio e del ferro. Produzione ed esposizione a Solzago di Tavernerio. Martedì 12 luglio, ore 10:28. Sono sulla scena del crimine, Rue du Chemin Vert, 11° distretto di Parigi. La Crima, lunedì, martedì e mercoledì alle 23 su ETV. Computer, tablet, smartphone. Il Corriere di Como, sempre con te. Scarica le applicazioni per iPad, iPhone e dispositivi Android. Il giornale è disponibile dalle 3 del mattino. Anche sul web corrieredicomo.it. Si parla di Calcio Como il venerdì sera su Espansione TV e TG più Sport. Un'ora di approfondimenti, interviste e servizi sul cammino della squadra lariana nel campionato di prima divisione Lega Pro. Con Paolo Annoni, Nino Balducci e un ospite della formazione azzurra. Ogni venerdì sera alle 21:30 non perdere l'appuntamento con TG più Sport. Allora, con ordine abbiamo una telefonata, delle risposte da dare e un bel po' di mail da smaltire. Siamo al telefono con Donato Supino, Rifondazione Comunista. Prego, Supino. Buonasera di nuovo, ciao Mario. Ciao. Telefonavo disturbato per questo perché quando il sindaco dice che c'è un'alleanza tra Rifondazione e centrodestra, posizione uguale, mi ricordava un po' Bruni quando facevo questa battuta. Uno a uno palla al centro, che stilettata. Va bene, allora io no, solo per chiarimento, sulla zona ZTL noi abbiamo assunto la posizione dicendo sì a quello che si sta attuando, ma dopo l'apertura del parcheggio Ticosa. Questione delle farmacie, la posizione era uguale a quella di Lucini quando era l'opposizione alla vendita delle farmacie. Questione delle case comunali sfitte, 150 appartamenti circa sfitte, sono ancora lì e meritano una risposta i cittadini che hanno le case, che non riescono ad avere una casa. E poi chiudo, mi dispiace su questo, ma neanche su Trevitex, mi sembra Mario Lucini che sta proponendo quello che proponeva Bruni. Supino, Lucini... si sente male? Quando? Trevitex? Trevitex, esatto. Sì? Quando Lucini, rivolgendosi verso Bruni, diceva, guardi signor sindaco, lei non può fare insieme alla società Trevitex tutto quello che vuole. Allora, in sostanza, dico... non mi sembra che sia io l'alleato del centrodestra, ma è qualche posizione cambiata da parte di Lucini sotto questo aspetto su un progetto di una città diversa. Ecco. Era solo questo, mi dispiace. Grazie Supino. Di aver disturbato. No, ci mancherebbe. Grazie. Linea aperta. Allora, ciao. Adesso però linea chiusa per un istante perché... Non gli rispondo, sì, Donato. Brevemente, no, giusto. E poi dobbiamo leggere qualche risposta. No, sulla ZTL non è vero che abbia cambiato posizione, anzi andate a guardare le rassegne stampa del Tempo, quando a fronte delle proposte dell'assessore Molinari io avevo detto che ero d'accordo
su quanto si stava proponendo, cosa poi naufragata allora, ma proposta da Molinari, dal senatore Butti, aveva raccolto le firme, mentre l'altra parte del PDL era contraria e andò in fumo. Ma io, nonostante fossi all'opposizione, già allora, nel 2011, dissi che secondo me era una scelta giusta. Sul fatto che Donato, d'accordo, però prima bisogna fare quella, è un po' quello che hanno detto. Però lei ha detto una cosa clamorosa, ha detto bene la ZTL ma solo l'apertura del parcheggio di Cosa, e lei ha risposto cioè mai. Cioè mai, nel senso che non è domani, cioè mai. Lei quindi sa già che non aprirà mai il parcheggio di Cosa nell'ambito di questo mandato? No, beh, adesso nell'ambito di questo mandato no, ma non si può, certamente non aprirà quest'inverno, ecco, per cui questa cosa bisognava portarla avanti. Sulla ZTL dice un po' quello che dicono tutti, cioè sì, siamo tutti d'accordo, anche in Consiglio Comunale, siamo tutti d'accordo sulla ZTL, l'ho sentito molte volte, la sintesi è siamo tutti d'accordo a patto che non si faccia. Cioè prima bisogna fare questo, prima bisogna fare tutte cose che non si realizzano in pochi mesi, per cui è un po'... Vabbè, sul resto cos'era? Trevitex però mi sembra molto specifico, molto tecnico, sì. Andrei invece a... No, sì, era per cortesia, sì. E non per replicare. No, ma però diciamo, può essere oscuro a chi ci segue, volete. Più che altro per, come dire, per buon cuore nei confronti dei telespettatori. Diamo qualche risposta. Sì, io non sono riuscito a stamparle, però ho il promemoria. Allora, la griglia rotta di portatore l'abbiamo già detto. Lo specchio rotto a Breccia, via Esonzo, tra via Busca e via Marcello. Sì. Dovremmo riuscire a fare, è l'ultimo specchio però che abbiamo in magazzino, speriamo non se ne rompano altri. C'era la richiesta di pannelli fonoassorbenti viaturati riguardo la bretella, cercheremo, visto che la bretella è tra l'altro oggetto di lavori da parte della Pedemontana, vedremo di fare il possibile magari per il completamento, nel completamento dei lavori, se riusciamo a ottenere, a scroccare a Pedemontana anche un intervento di questo tipo che potrebbe essere utile. Ci chiedevano del mangime per i piccioni. La campagna di sterilizzazione dei pennuti. Procede, mi confermano che procede. Credo di non aver capito bene una delle richieste che era stata fatta su via Mentana all'altezza del Pascoli di un ripristino stradale con un avvallamento. I tecnici non sono riusciti a trovarlo, quindi magari eventualmente a scriverci. Possono chiamare anche in comune per spiegarlo meglio. C'era un tombino rotto in via Brogeda. Dovrebbe, mi assicurano che sia stato riparato, sostituito. La pulizia del parcheggio in via Bellinzona, mi dicono che l'intervento è stato eseguito. Casette per l'acqua, dovrebbe essere pubblicato entro fine anno l'avviso di interesse per chi vuole partecipare al bando. Lampione rotto in via Brambilla. Mi dicono gli uffici che Enel dovrebbe aver fatto l'intervento. I posti moto in piazza De Gasperi mi dicono che sono stati tolti per posizionare la stazione del bike sharing. I nuovi posti moto saranno spostati in viale Geno. Era già stato previsto l'intervento che è stato rimandato per il maltempo di questi giorni. Mentre lo spostamento del cassonetto in via Tito Livio nel parcheggio... Mi dicono che non è possibile collocarlo vicino alla campana del vetro perché ci sarebbe difficoltà per lo svuotamento da parte dei mezzi. Col nuovo servizio che partirà in primavera le campane del vetro scompariranno, quindi potrà essere sostituito. Accolto il suggerimento che faceva l'ascoltatore. Presidente di via Quadrio, è passato un anno e all'uscita della via non è cambiato niente. Aveva promesso che avrebbe provveduto per una messa in sicurezza anche con specchio riscaldato. Grazie alla sua gentilezza, mi raccomando, leggete questa mail. Io non ricordo, fa riferimento a un caso che io... Però no, via Quadrio era probabilmente un problema di uscita. Oltre colle, no, che la faccio anch'io ogni tanto quando vado... lo specchio però dovrebbe esserci, forse c'è uno specchio normale che d'inverno, siccome sta arrivando l'inverno e si appanna spesso, vediamo un attimo, non mi ricordavo più sinceramente. Vorrei che il signor sindaco spiegasse cosa ha intenzione di fare il comune di Como, forse in collaborazione, io mi scuso, sono raffreddatissimo, in collaborazione con provincia, regione e altri enti per beneficiare di notevoli flussi di traffico aggiuntivi che si verranno a creare con il nuovo traforo ferroviario nel Ticino. Ovviamente si sta parlando di Alptransit, però in realtà il tema è dibattuto perché... Com'è? Il tema è dibattuto ancora, no? Assolutamente, siamo molto in ritardo perché l'Italia... più che benefici...
Noi se non facciamo nulla rischiamo di avere gravi ripercussioni dannose per il territorio. È una questione su cui si dibatte da anni, con la differenza che gli svizzeri intanto stanno lavorando. Avevano anche offerto del denaro all'Italia per... Sì, così era stato detto. Tornate alla suoneria intanto. Cosa facciamo? Vado avanti? No, vado avanti. No, c'era l'ipotesi del raddoppio della linea ferroviaria, esatto. Cosa che RFI pare non abbia nessuna intenzione di fare, nessuno voglia finanziare. C'è l'esigenza comunque, visto che poi tutto in Svizzera dovrà andare su ferro, di creare un interporto per lo scambio ferro-gomma a sud di Como. Ci sono state varie ipotesi, si parlava di Carimate, si parlava di Grandate. Il problema è che se non si decide si finisce che... Ma al di là si arriva e avremo tutto l'imbarazzante lentezza di questo paese, ma anche quando ti servono sul piatto una busta di contanti dicendo vabbè, che pensi me, siamo in grado di non essere pronti ad accogliere un contributo in denaro. E anche perché lì poi ci sono conflitti territoriali, c'è chi vuole l'interporto, utilizzare l'interporto verso la zona di Varese, c'è chi vuole farlo Treviglio. Di fatto essere tagliati fuori dall'asse nord-sud per la nostra economia sarebbe drammatico. Non avere suicida. Un interscambio ferro-gomma vuol dire avere un caos totale sulle nostre strade, certo. Perché il trasferimento su ferro sarebbe molto problematico. L'avere l'interporto un po' più a sud, nella zona di Carimate, è positivo dal punto di vista del traffico, perché sgraverebbe una quota significativa di traffico su gomma nelle nostre zone. Come pro a questo, come contro al fatto che un'attività abbastanza importante nel nostro territorio è anche quella degli spedizionieri, delle agenzie che sono doganali, che sono per mi ha lasciato fin doganali. Troppo in stand by, però adesso si interrompo. Pronto? Sarebbe meglio no, basta, vedi fine. Che sei arrabbiato. Se fosse più vicino a noi, se era ipotizzato la zona vicino al casello di Grandate, avremmo un po' più di traffico vicino al nostro territorio, ma salvaguarderemo di più tutte le attività legate alle pratiche doganali. Aggancio subito, nel senso che aggancio non parlo più. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, vorrei parlare col sindaco Lucini. Buonasera. Lo faccia. Lo faccia, ne posso ha facoltà. Parlare? Sì. Allora, signor sindaco? Sì. No, allora, mi dimentico ogni volta di dirlo all'inizio puntata. Bisogna togliere il volume al televisore e affidarsi soltanto al telefono. Ho capito. Ce la facciamo? Allora, prego. Tolto il volume al televisore. Adesso sto aspettando di fare. No, può parlare. Sindaco. Può parlare. Sono qui. Posso parlare? Sì. Prego. Signor sindaco. Buonasera. Buonasera. Vorrei chiedere, per cortesia, prima di tutto vorrei ringraziare la Gerosa per il lavoro che sta facendo a Breccia, che ha fatto a Breccia l'asfaltatura che prima non era stata fatta. E devo ringraziarla perché ha fatto un lavoro che in tanti anni io non ero riuscito ad ottenere, sono Giovanni Canducci. Ah, buonasera. Poi invece volevo chiedere cosa ne pensa lei per la richiesta fatta dal suo omonimo Lucini per il Roseto che c'è in via Cavallotti, che è stato fatto dalla classe 1937. E della purtroppo stecca. Siamo in difficoltà per via della tassa che c'è da fare. Ecco, vorrei una risposta su questo. Deve grazie. Aiutarci però a contestualizzare la cosa. Una sono tassa? Problemi per la tassa? Sì, problemi per la tassa che praticamente noi del 37, dopo aver speso tutte le oneri per la ricostruzione di questo Roseto, abbiamo valorizzato la zona, sì. Però giustamente il nostro presidente, l'onorevole Lucini, non vuole che non vi sia la tassazione a carico dell'associazione. Per la targa, sì. Ah, ho capito. ICA, no. No. Va bene, sì, grazie. Certo, lì finirebbe anche... Beh, siamo nella casistica. No, credo rapido, di aver capito, di sì, che si tratta di tutti quei casi di sponsorizzazioni. Sì. Di associazioni che fanno interventi eccetera a favore della città e senza fine di lucro. Siccome non c'è un regolamento, non c'è,
per avere l'autorizzazione a mettere le targhe che indicano chi ha operato l'intervento, dovrebbe essere approvato un regolamento per le sponsorizzazioni che sistema anche tutte queste questioni per evitare che chi mette la targa su un intervento fatto poi venga trattato alla stregua della pubblicità, e qui gli uffici non stanno andando velocissimi. Beh, su questa cosa. La riapprofondiamo. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Calabrese, vorrei parlare col mio Può farlo, è già in diretta, rapidissimo, perché poi devo fermarmi un attimo. Va bene. Buonasera. Telegrafico. Buonasera. Buonasera. Senta, signor Sindaco, io vorrei dire una cosa. Io abito a Breccia e passo sempre davanti a Villa Giovio, che c'è un grande giardino davanti, di cui è sempre chiuso. È possibile che questa struttura così in stato di abbandono, oltre che diventa, diciamo, sempre più precaria, perché sono anni che la vedo così, ma non c'è possibilità un attimino che venga usata per scopi sociali? Anche il giardino che c'è lì davanti è sempre chiuso col cancello. Chiarissimo, faccio rispondere. Grazie intanto. Grazie. Rispondiamo dopo, però. Ci fermiamo un attimo. Seal Noseda, soluzioni di qualità nel settore dell'alluminio e del ferro. Produzione ed esposizione a Solzago di Tavernerio. Angoli, un'opportunità per imprese e cittadini. Angoli, da lunedì a venerdì alle 19 su ETV. Corriere di Como. In tutte le edicole della provincia di Como con il Corriere della Sera. Sfoglialo anche sul web. Migliaia di bambini affrontano solo violenza, abuso, abbandono e credono che tutta la vita sia così. Aiutali con Fondazione L'Albero della Vita, che da oltre 15 anni li protegge. Invia un SMS al 45598 o chiama da fisso. 45598. Nessun bambino escluso. Allora, facciamo rispondere, poi c'è una valanga. Mi scuso, però quelle troppo tecniche dal punto di vista viabilistico non posso assolutamente leggerle. Beh, un po' difficile, velocissimo. Comunque il compendio di Villa Giovio, un compendio di grande pregio in una zona importante anche per i quartieri del sud della città e di Inail. Sono in corso contatti proprio con Inail per vedere se c'è una possibilità per poterne fruire da parte del comune, quindi della popolazione. Il primo passaggio, quello che sembra più praticabile, riguarda il parco che dà sulla Varesina. Ci sono già diversi contatti anche sul territorio per poter arrivare a una gestione che lo possa consentire di aprirlo. Sul complesso retrostante è un po' più complicato, ma ci stiamo provando. Si va in questa direzione. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Buonasera, sono Vella da Como. Buonasera. Domanda. Allora, io abito qui in via Venturino. Tutti di Breccia stasera. Stasera. È perché è trascurata? No, dai. Sì, che è trascurata. Mi sono fatto del male da solo. Che esce fuori da via Venturino. Via Venturino, sulla sinistra. Pronto? C'è un comitato dietro. Via D'Annunzio. Finisca pure. Allora, il pezzo che scende da via Venturino verso sinistra, verso Benet e Carrefour, non c'è un marciapiede, e la siepe non viene quasi mai pulita. Però lì marciapiede, lì dove va? Lì va sulla rotatoria, non è che c'è un tanto flusso privato, pedonale su quella zona lì. Io non lo so se lei lo sa, ma abitiamo più di 300 persone qui, No, ho capito, dico che però in quella direzione non ci sono grandi percorsi pedonali, nel senso che c'è la rotatoria lì sotto. È un rischio, Però tenga conto che tutto il marciapiede invece di andare in su l'abbiamo appena rifatto, andare in su lungo via D'Annunzio. È stato fatto bene finalmente. Vede. Ci sono molti quartieri che non l'hanno visto rifatto il loro marciapiede. Va bene. Andare in giù
dirle che lo faremo subito, le riderei una balla perché è un po' complicato. Ha risposto, arrivederci. Rapidamente qualche email, ancora il caso ICA. Volevo chiedere al sindaco perché prima le insegne e le vetrofaniere entravano nei 5 metri quadrati e ora con ICA no. Dato che ho denunciato tutto in comune, sia l'insegna che la vetrofania e non ho mai pagato. Volevo sapere come mai adesso, insomma, c'è questo cambiamento in corsa, cerco di sintetizzare. Mi è arrivata una sanzione 2013-2012, mi chiedo se, come faccia ICA ad avere le prove degli anni precedenti, anche relativamente al 2011 e al 2012, io posso fornire delle foto in cui dice le misure delle vetrofanie allora, non sono cambiate. Non sono ovviamente in grado di rispondere sullo specifico perché non conosco a memoria i regolamenti. Sulla retroattività credo che quella, sono abbastanza propenso a pensare che dove l'hanno applicata perché hanno avuto qualche riscontro, però anche quello sarà da verificare. Volevo sapere quando verrà sistemato il pezzo di strada che va dal semaforo di via Donatori Sangue verso il viadotto, è sempre peggio la strada, è molto pericolosa, soprattutto per i motociclisti. Sì, è molto pericolosa ed è in brutte condizioni. Non si è intervenuti perché comunque è oggetto di un traffico anomalo e quindi molto superiore a quello che era ormai diventata la normalità con la chiusura di parte del viadotto dei lavatoi. Non credo che riusciremo a far nulla ormai quest'anno se non qualche rappezzo, anche perché fin tanto che non sarà ripristinato il lavatoio sarà soggetto a un traffico pesante che lo distruggerà. Pronto? Pronto, buonasera, sono Novati da Como. Prego. Buonasera. In via Lucini? Sì. Dove c'è il catasto? Sì. Allora, il catasto, che è un edificio pubblico, hanno eliminato tutte le piante con delle aiuole da panico. Probabilmente sull'area del catasto, però se uno tira via una pianta ci dovrebbe essere una forestale o qualcuno, va. In pratica ci sono le aiuole abbandonate, sembra di essere in Albania. Saluto. Grazie. Verifica. Giusto. Almeno se qualcuno possa schivarmela, me la schivo, cioè certamente quello non è un'area del comune sulla quale può intervenire il comune. Certo, se hanno fatto degli interventi su delle essenze arboree, devono aver chiesto il permesso. Alla provincia, probabilmente. All'amministrazione provinciale. Non sono in grado di dirlo, però la manutenzione lì non è nostra. Eccoci. Pronto? Buonasera, rapidissimo. Buonasera. Sì, buonasera. No, non così rapido, pensavo fosse più tardi, ho un po' più di tempo. Prego. Posso parlare? Sì, sì, sì. Sì, buonasera sindaco, sono Augusto da Muggiolo. Buonasera. Volevo sapere come mai, avendo sollevato un problema riguardo un passaggio pedonale in Valmolini più volte, non ho mai ottenuto nemmeno, come posso dire, il beneficio di una risposta. Valmolini dove? No, io non l'ho in mente. Scendendo dall'ospedale, il pedone è costretto a stare sulla sinistra perché il passaggio sul ponte sulla sinistra. Quando arriva a incrociare la via Molini e deve passare dall'altra parte, quindi sul ponte della Ferrovia dello Stato, non esiste nessun passaggio pedonale e ancora peggio si viene in direzione contraria perché percorrendo il ponte deve attraversare senza vedere le auto che arrivano. Io ho sollevato il problema più volte scrivendo, però non sono stato nemmeno degnato di una risposta e naturalmente sono state rifatte tutte le zebrature orizzontali, tutta la segnaletica, ma lì dall'inizio fino in fondo di Valmolini... Cioè lì dove c'è la stamperia di Camerlata, l'ingresso della stamperia di Camerlata? No, sì, parlo del ponte, via Molini, scendendo dall'ospedale, lato sinistro, quindi non c'è nessun passaggio. Si sarebbe costretto dall'altra parte dove però si arriva. Ma una volta c'era lì però il passaggio pedonale. Non c'era una volta lì il passaggio pedonale? Non c'è mai stato? Io non lo so, non l'ho mai visto, ma adesso, nonostante abbiano appena rifatto la segnaletica orizzontale. Sì. Non so se è troppo vicino al semaforo, vabbè, chiedo. Però io le lettere non le ho viste. Facciamo rispondere. Intanto la saluto, grazie mille. Mi appello ancora una volta, sintesi, scarto tutte le mail che siano più lunghe di 3 righe, perché sennò occupano un pezzo importante di trasmissione. Bike sharing, non sarebbe meglio ritirare tutte le bici in un magazzino e tirarle fuori in primavera per evitare di trovarle tutte arrugginite, visto che non sono riparate da alcuna tettoia, tra acqua, neve e ghiaccio, rischiamo di non poterle utilizzare quando il tempo potrà permettercelo. No, credo, sono fatte apposta per il bike sharing, c'è prevista una manutenzione, c'è prevista la sostituzione. Quindi passeranno indenni l'inverno? Passeranno indenni o saranno sostituite se nel contratto è previsto che siano... Hanno
i requisiti per reggere, in più se qualcuno si ammalora la devono sostituire. Pronto? Per cui pronto? Dobbiamo usare buonasera. 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 Prego. Abito a Trecallo in via Maltighi. Ho già fatto richiesta più di una volta ai vigili, ho anche scritto per avere le zebre che c'erano, ma non le hanno fatte. Oltretutto è anche pericoloso perché la via Maltighi è quasi posta vicino a una curva di via Canturina. Una volta avevamo le strisce. Ma le strisce sulla Canturina o su via Maltighi? Sulla Canturina o su via Maltighi? No, sulla Canturina, perché la via Maltighi è una via privata. No, certo, è quello che non capivo. No, infatti. Ecco, quindi abbiamo telefonato, ho telefonato ai vigili, ho anche scritto, ho mandato un'email, mi hanno detto che dovevano lavorare di notte, hanno fatto tutte le strisce, no? Fino alla piazza di Trecallo. Le strisce che avevamo sono dimenticate, sempre. Poi le dirò un'altra cosa. Ma a chi le ha scritte queste cose? Scusi, a chi le... Regione Cantù, che è sempre coperto dalla chiesa comunale. Va bene, quello si può sistemare. Facciamola in fretta però. No, a chi ha scritto queste cose? A chi ha scritto? Perché io non le ho lette queste cose. A chi scrive? A chi le indirizza? Sono venuti fuori anche i vigili. No, al di là dei vigili, ha detto che le ha scritte. Le mandi o all'URP o alla mia segreteria, perché o a quella dell'assessorato. Guardi, alla mobilità. Allora, mia moglie ha mandato un'email, ha fatto una lettera. È venuto. Ma fuori, scusi, a chi le avete destinate? Niente, pazienza, queste dai. Missive. Non lo so. E cartacee e virtuali. Lei, il signor sindaco, mi deve dire cosa devo fare per avere le strisce. Se adesso lo so, vediamo. Facciamo rispondere, vi fermo, manca poco e sta diventando noioso. Facciamo rispondere tra 15 rispondo. Giorni. No, rispondo subito, rispondo subito. Comunque. Cosa deve fare? Innanzitutto, io di questa richiesta non ho notizia, adesso ce l'ho, quindi non so a chi sia stata scritta. Se c'è la possibilità, se tecnicamente lì si possono fare le strisce, credo che non ci sia nessuna difficoltà, tanto più se c'erano e già se rinverremo anche queste lettere, tanto meglio. Sì, perché allora, a volte io non per, si sa devo dove però finisco. Farmi portavoce, nel senso che faccio sintesi di un numero importante di mail sempre sul tema di Piazza Roma. Non le leggo tutte, evidentemente, ne scelgo una per tutte, ma diciamo nel complesso si lamentano del provvedimento. C'è chi poi puntualizza su alcune dichiarazioni, contesta anche un certo suo sarcasmo, lo dico perché l'ho letto, però su questa Piazza Roma, sarcasmo, ho un negozio vicino fatto. Al Duomo, da quando avete chiuso Piazza Roma ho avuto un calo degli incassi del 40%, testimonianza analoga a quelle delle settimane scorse, rischio la chiusura, perché non fate un atto di umiltà e tornate sui vostri passi, poiché è una scelta che sta scontentando tutti, cittadini, commercianti, residenti e turisti. Diciamo, questa riassume il tenore anche delle altre. Beh, allora, innanzitutto non mi pare proprio di aver mai fatto sarcasmo, ho incontrato molte persone. No, non è questa, era un'altra. Ah, no, quindi sarcasmo non credo proprio. Io ricevo anche molte segnalazioni di incoraggiamento su questa strada. E forse da chi non vive in Piazza Roma. Però. Beh, no, questa signora sta parlando di Piazza del Duomo. Io sinceramente fatico davvero, allora capisco di più i commercianti di Piazza Roma che avevano i propri posteggi di fronte e certamente è più facile che abbiano subito qualche rallentamento nelle possibilità di accesso. Su Piazza Duomo fatico davvero un po' a credere che possa aver prodotto è credibile che di rimbalzo uno parcheggiava però in Piazza Roma andava a fare shopping in Piazza Duomo. Comunque, non è incredibile quello che dice il signore. No, non è che sia incredibile, mi sembra un po' tanto dire che un provvedimento come questo possa aver prodotto da solo e per il suo esistere una riduzione del 40% del fatturato. Mi permetto di avere qualche dubbio. Certo. E soprattutto io penso che alla fine anche i commercianti beneficeranno di questo intervento. Ma forse intervento non quelle come di Piazza Roma. Cioè il loro timore no, in definitiva... perché ovviamente Piazza Roma non resterà unicamente un posteggio con i posti gialli. Ma? Certamente sarà riqualificata come? Anche Piazza Roma. Lo vedrete. Ma in che tempi? Non nel 2014. Quindi l'anno prossimo? L'anno prossimo secondo me definiremo il progetto per la riqualificazione. Quindi noi avremo Piazza Roma così come raccontata fino ad oggi, un parcheggione giallo fine intanto, per almeno un anno. Intanto l'anno prossimo sistemeremo Piazza Grimoldi
e via Pretorio, e questo creerà beneficio in termini di permeabilità e di fruibilità anche di Piazza Roma. Ma, mi scusi, se dice non attiveremo una serie di iniziative su Piazza Roma che sicuramente la rilanceranno prima di un anno, non sarebbe stato il caso di aspettare allora e far tutto contestualmente in modo tale che non si andasse a creare questo micro deserto che in questo non momento... Non è un micro, vedrà che non sarà un micro deserto già da quest'anno. Vabbè. Allora sindaco, io l'aspetto, ci vediamo tra 15 giorni naturalmente. Certamente. Ci sono delle novità in ballo per cui penso che ci sentiremo anche nei prossimi, però io le ho promesso massimo silenzio, quindi ci vediamo tra 15 giorni, buona serata. Buona serata.